Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video in real time. La rottura dei nuovi minimi di Bitcoin, stiamo facendo meno 7 in questo momento e mi premeva fare questo video per indicarvi un paio di cose, dei supporti nuovi, quello che sta succedendo in real time. Quindi facciamo una specie di live durante un mini crash del mercato delle cripto. Ce lo aspettavamo, sì, nel video di lunedì vi avevo anche indicato questa possibilità come la più probabile, dicendo che ancora era un no per il rimbalzo del Bitcoin, ancora era un no per la ripresa, perché il mercato aveva dato delle indicazioni che ritenevo assolutamente importanti da valutare e assolutamente importanti da non sottovalutare, ragazzi. Lo avevo detto anche durante il Crypto Trading Day a Bologna in platea, dicendo che c'era un rischio relativo a questi nuovi minimi che stanno avvenendo in questo momento. Allora andiamo sui grafici per vedere in particolar modo quello che sta accadendo e soprattutto rispondere a una domanda che in questo momento magari interessa moltissimi di voi: basterà questo nuovo ribasso a bloccare la caduta dei prezzi di Bitcoin? Alla fine di questo video risponderemo anche a questo quesito, aggiungendo anche una piccola chicca sulla mining e su quello che è l'equilibrio tra prezzo di Bitcoin, ormai lo sapete benissimo, e il mining, che è il prezzo accettabile per i minatori per continuare a sostenere la blockchain. Spostiamo subito sui grafici e prima di fare ciò, ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un pollicione in su e condividete il video dove lo ritenete più opportuno e soprattutto dove questi contenuti possono aiutare gli utenti ad essere più tranquilli, al no panic, e soprattutto a prendere le proprie decisioni sulle proprie strategie di trading. Andiamo sui grafici. Allora, ragazzi, è in diretta il video, quindi non ci saranno editing, non ci saranno tagli, mi metto gli occhiali altrimenti non lo vedo. Dove siamo arrivati? Sul supporto di medio periodo che vi avevo indicato nel video di lunedì. Andatelo a guardare il video di lunedì, magari ve lo metto qui sul canale, su sopra la mia testa. Allora, dove siamo arrivati? Siamo arrivati qui, ragazzi, ok? Il famoso supporto a 7400 di medio periodo. Questo supporto reggerà o no? Questo è il problema. Allora, che la struttura ciclica fosse una struttura ciclica ternaria, lo avevo accennato, lo avevo detto, vedete qui. Diverse volte, insomma, l'ho detto, ho fatto questo esempio anche lunedì, poi ho mandato un nuovo vocale sull'Academy per indicare che questa era la struttura ciclica più probabile. Il mercato ha fatto assolutamente quello che ritenevamo essere probabile, quindi in realtà, ragazzi, questo ribasso non ci lascia sostanzialmente attoniti, non ci lascia stupiti, perché è esattamente quello che ci attendeva. Ora la domanda è: questo livello di supporto di medio periodo che è stato raggiunto, è stato fatto un nuovo minimo in conclusione probabilmente di questo ciclo, ragazzi, che vi avevo già accennato, ok, essere in fase di conclusione, siamo andati anche oltre di qualche giorno, vedete, rispetto alle stime doveva essere intorno al 17-18 di ottobre, oggi siamo al 23, ma sappiamo che l'analisi ciclica non è un'analisi che si basa, diciamo, sulla perfezione del tempo, ma ci indica la fase. Anzi, il precedente ciclo, vedete, era da circa 28 giorni, e quindi va bene anche arrivare, diciamo, a 56, che è esattamente la giornata di oggi, domani, insomma, questa fase. Quindi in sostanza non c'è nulla di simile, di strano. Vediamo però quello che succederà. Questa è una fase di ribasso, il mercato sta accennando questa rottura dei minimi oggi. Il supporto che regge tutto in questo momento 7004, ma se dovessimo andare al di sotto di questo livello di supporto, che cosa succederebbe? Intanto vi ricordo che le posizioni hold, l'ho detto in 12 video ormai, ragazzi, dovevano essere chiuse qui, ok? Per tutti, questo era il livello di close delle posizioni in hold, perché il mercato era diventato troppo rischioso. Parlo dell'holding di chi fa trading, ragazzi, di chi comunque blocca le posizioni e segue il trend. Non parlo degli holders che li lasciano lì per 20 anni, non è questo, diciamo, quello di cui sto parlando.
La media mobile a 200 periodi ha resistito anche questo attacco dei mercati per una ripresa, non ce l'ha fatta. Ci siamo dentro a questo canale discendente che ormai possiamo anche, diciamo, indicare tranquillamente così. Questo è il canale discendente di breve periodo, adesso medio anche, ragazzi, che Bitcoin sta facendo. Come vedete, il canale porterebbe a una rottura con un allungo anche su livelli ben più importanti di questi minimi. Dove è il prossimo supporto? Se questo 7.4 non dovrebbe reggere, in questo momento sta reggendo, ma attenzione, il mercato sta semplicemente riflettendo. Io spero che regga, ovviamente, ragazzi, ma dove andremo se questo livello di supporto non dovesse reggere? Andremo qui, ragazzi, ok? Questa è la nuova area, questa è la nuova area, se non regge questo supporto, la nuova area di trading range dovrebbe essere esattamente questa qui, cioè quella fra i 7.000 e i 5.700, ve l'ho detto, se non sbaglio, anche lunedì. Quindi questa è la nuova area se il mercato non regge questo livello di supporto. Fin tanto che regge questo livello di supporto, l'area di trading range resta la precedente. Il mercato dovrebbe ritornare a cercare nuovamente il prezzo medio, che è questo intorno agli 8.003. Ok, allora questo è quello che sta facendo Bitcoin, questo è purtroppo anche quello che ci aspettavamo. Vi ho indicato anche i prezzi, torniamo in mondo vicino, torniamo in front. Allora adesso facciamo le conclusioni di questo video. Cosa significa intanto? Allora, intanto significa una cosa, ragazzi: i mercati vanno capiti, non si può essere superficiali sui mercati delle criptovalute, perché il mercato delle criptovalute è un mercato molto bello, ma dovete avere gli occhi aperti. L'ho indicato più volte, nonostante io sia long da un punto di vista mentale sui mercati, sapete che non ho fatto lo short, questo short, nonostante era una chiamata facile, l'ho fatto solo con sistemi di breve ma non di lungo. Non ho preso posizione lunga sul short, ancora continuo a dire questo, o comunque non mi interessa, ragazzi, perché poi i profitti si fanno anche in altri ambiti, non c'è soltanto uno short su Bitcoin. Ma quello che mi interessa e mi preme è indicarvi di essere sempre prudenti sui mercati e di non comprare un coltello che cade, ragazzi, se non è una cosa che è legata alla vostra strategia. Al Crypto Trading Day ho dedicato 40 minuti della conferenza a parlare del trading plan e del perché avviene questo. Filippo Angeloni ha parlato del bias, dei bias di finanza comportamentale che sono alla base di questo problema di comprare mentre i mercati scendono. Approfondite, leggete, studiate sempre, perché la formazione vi ripara da queste cose e vi fa risparmiare molti più soldi di quello che costa, ragazzi. Assolutamente è così. I miners, la difficulty di Bitcoin continuerà ad aumentare esattamente fra circa 10 ore. Alla scadenza di oggi, più o meno, avremo un ulteriore incremento dei difficulty di Bitcoin, che è anche vero che non sta salendo tantissimo, si è un po' bloccata, ha iniziato a salire piano piano, ma continua a salire, ragazzi. In Academy monitoriamo costantemente ogni giorno il VAI, il Wealth Accumulation Index, chi di voi se lo ricorda, esiste ancora, ragazzi, lo monitoro sempre io. Poi ci sono altri indicatori relativi alle whales che pubblica un nostro utente dell'Academy Stra Bravo, ragazzi, che fa un'analisi puntuale su quello che stanno facendo le balene. Non ci sono vendite importanti ed imponenti da parte delle whales che giustificano questo movimento di ritracciamento corretto da un punto di vista logico, corretto da un punto di vista ciclico. Se questo ritracciamento dovesse continuare al di là di quelle che sono gli aspetti ciclici di cui vi sto parlando e questi livelli di supporto, allora dovremmo riaggiornare le nostre analisi, ragazzi, perché qualcosa ci sta sfuggendo, e quindi a quel punto potrebbe essere che questo ribasso possa anche continuare per un bel po' di tempo, e alla cosa non ci piace assolutamente, anzi per niente. Ok, ragazzi, benissimo. Da un punto di vista quindi di equilibrio tra prezzi e mining, i fondamentali continuano a indicare che questo ribasso dovrebbe essere
naturale, ok? Questa è la conclusione del video, ragazzi, però ancora non siamo in condizioni di dirlo e soprattutto non andiamo ad assumere questo rischio sul mercato. Per questo ve lo dico da un mese, non andiamo ad assumere questo rischio sul mercato perché i mercati sono aleatori, quindi non vado a detenere un strumento finanziario contro trend, ma vado a toglierlo, ma magari con l'idea di riprenderlo appena vedo qualche segnale, ed è quello che continuiamo a fare. Uno dei miei trading system che era long è uscito ieri, stanotte, diciamo, in piccolissimo loss, ragazzi. Vedete cosa significa assumere uno stop loss minuscolo per evitare un meno 7% alla fine della giornata, ok? Allora, Mauro Carimi qui con voi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ci vediamo venerdì perché arriva il vlog del Crypto Trading Day, il mio primo vlog che sto facendo, ragazzi, per farvi vivere con tutti quanti, diciamo, quello che abbiamo vissuto noi nella giornata di Bologna della scorsa settimana. Ci vediamo venerdì per qualsiasi cosa, nei commenti, tutto quello che accade e soprattutto sostenete Bitcoin, ok? Massicci ordini di acquisto sul supporto a 7,4. Scherzo, ciao a tutti!